Eccoci qua, ore 10, si comincia. Benvenuti a tutti come al solito. Webinar particolare stavolta perché stiamo lavorando con la versione work in progress di Rhino 7 e ci sono una delle versioni con il maggior numero di novità rispetto ai vari passaggi che abbiamo fatto, 3, 4, 5, 6, eccetera. Quindi la versione Rhino 7 è proprio un passo importante per il futuro del nostro software. Ci sono un sacco di cose nuove. La versione disponibile è come work in progress per tutti coloro che hanno la licenza di Rhino 6, licenza in senso generico, tranne le licenze di valutazione, quindi bene educational, bene commerciale, bene lab, eccetera eccetera. È scaricabile dal nostro sito nella sezione download e non abbiamo idea di quando uscirà Rhino 7, perché immagino la domanda sarà quando uscirà. Allora, avete però un modo per farvi un'idea, e questa è una regola che vale per tutte le versioni, diciamo, che noi rilasciamo. Prima c'è la fase WIP, Work in Progress, che è questa, cui segue una fase beta, significa che stiamo finalizzando. Generalmente nella fase beta difficilmente ci saranno nuove feature inserite, si cerca di consolidare quello che c'è. Poi, quando vedete uscire, cioè quando vedete che state scaricando non più la beta, ma la release RC, release candidate, allora già sapete software sta uscire. La data esatta, ma prendiamo pubblica, vuol dire che in quella fase, diciamo, le mie amiche che adesso mi stanno aiutando in questo webinar, che sono Delia e Carla da Barcellona, già stanno abbondantemente avanti con la parte commerciale e tipo free. A differenza, se dovesse capitare, non vi preoccupate, mi riconnetto. Come stavo dicendo, vorrei con questo workshop non darmi fretta, nel senso che abbiamo tempo poi eventualmente di portarlo avanti, di avere altre giornate, altri eventi, no? Altri incontri, quindi è inutile. E nel workshop per me è affrettarmi, lo dico più a beneficio mio che vostro, in realtà è inutile affrettarsi a cercare di risolvere tutti gli argomenti, è vasto il materiale, quindi se non riusciremo a fare oggi lo facciamo in un altro momento, in un altro evento, tanto è tutto così informale e diciamo di stare dietro a una, diciamo, a quello che possiamo fare oggi. Allora, sì, vediamo innanzitutto di che cosa stiamo parlando quando ci riferiamo alla SUBD. Allora, si tratta di una nuova topologia che stiamo mettendo in pista per cercare di ovviare alle necessità di design, soprattutto laddove determinate forme geometriche di costruzione risultano complicate con gli strumenti NURBS, e mi spiego subito. Allora, qui io vi ho preparato una serie di elementi, adesso questo è una mesh che possiamo cancellare, e diciamo qui abbiamo sulla sinistra una polisuperficie composta appunto di tutta questa setta di superfici piane, e diciamo che vogliamo ragionare in termini di raccordo fra i vari componenti. Beh, noi abbiamo già in Rhino degli strumenti per fare questo. Per esempio possiamo prendere il Fillet Edge, questa è una polisuperficie, andare a selezionare tutto il gruppo dei bordi che sono qui, operare il comando. Allora, ripetiamo, quindi Fillet Edge, impostiamo un raggio per esempio di 8, prendiamo a blocco tutti questi bordi, facciamo Enter, e questa è la soluzione che Rhino propone. Ora, quello che mi interessa far notare, Rhino 7 propone miglioramenti sui fillet, eccetera eccetera, bene così. Se noi andiamo ad analizzare questo oggetto, il fillet è un comando che praticamente fornisce una superficie che è in continuità di tangenza con le superfici adiacenti, e questo accade per tutte le parti. E per quelli che, diciamo, di voi più
diciamo dentro la materia, noterete che ci sa il set di superfici che sono state create sono in parte a topologia rettangolare, in parte trimmate, per esempio questa superficie a forma di scudo è chiaramente trimmata, e abbiamo all'interno un'altra superficie trimmata che potrebbe essere una superficie con una singolarità o potrebbe essere una superficie trimmata, comunque tre lati. Se andiamo a fare un'analisi con gli strumenti di analisi tipo Zebra, della continuità di questo oggetto si capisce perfettamente qual è la situazione, e cioè le strisce della Zebra non si interrompono sempre, tranne alcuni punti, vedete, è proprio perfetta la questione, ma in larghissima misura sono in continuità di tangenza, perché vedete le strisce della Zebra e diciamo avendo un angolo, ecco qui forse è più evidente in questa zona centrale, hanno un angolo ma proseguono, non slittano sostanzialmente le strisce, e questa è la firma della continuità di tangenza. Ritorneremo sull'argomento. Ok, questa è la soluzione che al momento possiamo offrire con topologie rettangolari NURBS. Bene, un approccio differente a questa soluzione possono essere le sub-D. Allora, le sub-D nascono da una definizione rettangolare, da uno spazio rettangolare, intendo dire quadrilatero, uso impropriamente la parola rettangolare, da uno spazio quadrilatero all'interno del quale viene fittata una superficie che ha una definizione matematica ben precisa e permette di ottenere una transizione fra un quadrilatero e l'altro, diciamo controllata, e di qualità di curvatura, cioè di livello di curvatura migliore, di continuità di curvatura migliore di quello che per esempio possiamo ottenere in questa situazione qua. Vanno quindi di pari passo a braccetto, diciamo così, le superfici, le gestioni poligonali con le superfici NURBS. In pratica, angolare, partiamo proprio dalle cose, quindi vado negli strumenti mesh, se decido di costruire un box mesh con un certo numero di segmentazione delle facce, tipo questo, mettiamoci in una modalità diciamo trasparente, di modo che si semplifichi il tutto, io posso passare da questa mesh alla superficie NURBS con i comandi appropriati, cioè il passaggio è, io scrivo, sono più abituato alla to sub d, alla linea di comando, il comando to sub d praticamente mi porta al netto delle opzioni di comando, adesso non ci interessa molto, vorrei mantenere la mesh dell'late input, quindi no, perché così vediamo diciamo in parallelo le due cose, e quello che si ottiene è questa superficie che si vede in trasparenza, e mettiamola anzi in wireframe così è più chiaro. Giacciono sulle vertex della mesh che avevamo fatto. Quindi questo è il rapporto fra le due entità. E vediamo subito la prima cosa su come gestire queste sub-D. Allora, io adesso cancello la mia mesh di generazione, rimango con la sub-D e ovviamente, diciamo, evidenziando i punti di controllo, ritrovate la disposizione coerente con la mesh iniziale, e la prima cosa che possiamo notare, ritorniamo a una visualizzazione magari che faccio vedere il chiaroscuro come questa, la prima cosa che possiamo notare è che il tasto tab della vostra tastiera serve a passare da due modalità di visualizzazione che noi abbiamo deciso di chiamare crunchy e creamy. È questa, diciamo, smussata, è questa che state vedendo adesso, quindi con l'oggetto smussato. Se faccio tab, passiamo alla modalità crunchy, che ritorna, fa tornare alla mente la mesh, ma in realtà io sto lavorando con una sub-D. Ok? Allora, la base della gestione delle sub-D,
possibile, quando io ho qualche cosa e comincio a lavorarci sopra. Cioè un flusso di lavoro che è, diciamo, diverso rispetto a quello che noi adoperiamo nella costruzione delle superfici, dove credo che sia andata via per un po' la connessione, ma è abbastanza, diciamo, normale, perché, come dicevo, non funziona granché bene la connessione internet oggi. Dicevo, il flusso di lavoro è differente, perché quando lavoriamo sulla modellazione NURBS, il nostro percorso qual è? Costruiamo delle curve, poi dalle curve facciamo le superfici e dalle superfici le polifici. Ecco, qui invece il flusso per le subd può essere differente. Io dico può essere perché stiamo mettendo a posto degli strumenti di modellazione che richiamano questo percorso e saranno specifici delle subd, quindi per le subd, eccetera, eccetera. Ma uno degli approcci più classici della modellazione per superfici di suddivisione è quello dell'editing diretto dell'oggetto. In altre parti, partiamo da una forma abbozzata dell'oggetto e poi cominciamo a sculturare a partire da quello che abbiamo. Chi viene da altri programmi, dico in senso molto lato questa cosa, possiamo andare da altri programmi di subd fino a ZBrush, di sculpting, cose di questo genere, sicuramente è abituato a questo tipo di lavoro. E a questo vogliamo riferirci per il momento. Quindi, abituati a selezionare un oggetto nella sua complessità, dobbiamo cambiare approccio e iniziare a lavorare per sub-selection, per sottoselezione. La sottoselezione avviene utilizzando la combinazione dei tasti Ctrl-Shift e cliccando. Ecco che cliccando su una faccia, in realtà io sto selezionando una porzione di questo oggetto e questa porzione di oggetto è suscettibile di modifiche attraverso il gamble o attraverso i classici strumenti di modellazione. Per semplicità mi riferisco al gamble, e quindi selezionando questo e tirando per esempio questa superficie si porta dietro il resto dei bordi cui è attaccato con una certa influenza per una certa area e si ottiene questo tipo di trasformazione. Allora, torniamo indietro un attimo. La stessa logica può essere applicata non alla faccia, ma per esempio Ctrl Shift click su un bordo. Ecco, questo è un edge e questo edge può essere tirato, e vedete come la modifica in realtà è differente, perché a questo punto il baricentro della modifica non è più il centroide della faccia, ma è il punto medio del bordo, e quindi l'influenza su tutto il resto della costruzione è diversa. Non ve li farò vedere tutti diciamo, a ragion veduta, tutti gli strumenti di editing, perché vorrei lasciarne alcuni per magari un incontro specifico. Un altro modo per modificare è quello di utilizzare i punti di controllo, che sono questi, e anche in questo caso è possibile prenderne uno singolarmente, e stessa logica, l'area di influenza sarà limitata ancora di più a questa zona, e quindi sarà, diciamo, chi disegna a valutare quale delle soluzioni può essere più adatta a quello che si sta facendo. Allora, vediamo che cosa succede in modalità crunchy, cioè quella poligonale. Stessa cosa, cioè io posso sempre selezionare Ctrl Shift la faccia. Il momento in cui la muovo ho una trasformazione estremamente semplificata, e qui naturalmente non c'è una regola, come dire, una regola, diciamo, universale rispetto all'approccio, cioè dipende come vi trovate meglio. Cioè, se vi trovate meglio con una versione semplificata, è ovvio che in un contesto estremamente complesso muovere poligoni in questo modo significa soprattutto avere una risposta molto più veloce rispetto a quello che si sta facendo. Qui, ripeto, si entra nel personale. Io ad esempio mi trovo malissimo a lavorare in modalità crunchy, perché sono troppo abituato a fare valutazioni proprio in diretta sul modello, quindi valutare le curvature, e per me questo metodo quasi mai funziona bene. Però, ripeto, è estremamente soggettivo, quindi non voglio generalizzare. Ma comunque abbiamo subito visto che c'è un rapporto strettissimo fra la mesh, ok? La mesh
soprattutto la mesh quadrilatera con facce con topologie rettangolari e la sub-D. Allora, faccio un attimo un salto in un'altra direzione e vi racconto un po' qual è la genesi di questa cosa qui. Quindi fatemi un attimo questo livello basic, invece accendo un altro livello in cui c'è qualche altra cosa. Allora, non è questo, eccola qua. Ecco qua. Allora, ho costruito il Lego, praticamente, con i blocchi del Lego. Sono tutti blocks, cioè sono tutti parallelepipedi di Rhino che io ho messo qui, inutile, lo faccio presente, ho già fatto perché è talmente semplice. Tutti i blocchi, in maniera molto rustica, sui quali sono intervenuto per modificare delle cose, perché sapete bene che anche in nei modelli NURBS di Rhino è possibile fare sottoselezione di elementi. Per esempio, se voglio sottoselezionare questa faccia, lo posso fare con Ctrl Shift e clicco qua sopra e la faccia viene selezionata, e quindi posso muoverla, posso trasformare l'oggetto in questa maniera molto semplice. Allora, il motivo per cui sono partito da questa mesh è perché vi voglio raccontare come nascono le sub-D di Rhino. In realtà si può fare qualche cosa di molto simile alla sub-D, diciamo di molto simile, forse un po' eccessivo, ma so, di simile alla sub-D, utilizzando già il materiale che c'è in Rhino, senza passare per la vera e propria definizione del sub-D. Ed è il modo con cui molti altri software approcciano queste topologie, cioè è dire per approssimazione. Allora, vi ricordate che siamo partiti dalla scatola e dentro la scatola, dentro al box, si trovava la sub-D, cioè c'è un chiaro rapporto fra il box iniziale e la sub-D che è venuta fuori. Vediamo proprio per semplificare tutto. Tanto ci vuole un attimo. Ok, questo è il box. Tu sub-D, il comando, facciamo invio, adesso io il mio box, ecco, questo lo mettiamo da questa parte qui. Vedete che c'è un rapporto fra quanto ci deve essere un rapporto fra quanto è smussato questo sostanzialmente e quanto è la forma iniziale, cioè un rapporto perché ha questa forma, non è più tondeggiante, eccetera eccetera. Allora, il vantaggio dell'approccio che noi utilizziamo è che questo rapporto, chiamiamolo così, di smussatura, rimane costante. Cioè non c'è una vediamo come va a finire, che invece è l'approccio diverso, che è quello degli step successivi, degli affinamenti successivi. Ed è quello che vi ho preparato, è un po' tipo una demo di quello che succede. Ho fatto una piccola definizione, ma non stiamo usando Grasshopper, è solo una scusa per vedere che cosa serve, perché alcuni strumenti in realtà alcune definizioni, diciamo, servono soltanto a titolo dimostrativo. In realtà la potremmo fare in diretta, credo di averla qua, fatemela soltanto cercare. No, non è lui, scusate, fa il mio, nessun problema. Allora, andiamo a importare le B-Rep che stanno qua, quindi importo semplicemente tutto questo materiale, quindi set multiple reps e stanno qui. Poi da queste B-Rep voglio costruire delle mesh, quindi andiamo nel menu come. Un attimo, mi spiace di non averla salvata, ma ok, abbiamo delle mesh. Poi a partire da queste mesh andiamo a fare, utilizzando un lavoro di Giulio Piacentino, che è sia disponibile per Grasshopper, che alcuni strumenti sono anche disponibili per Rhino, andiamo a costruire una smussatura Cutmore-Clark. La smussatura Cutmore-Clark permette di suddividere le mesh in topologie quadrilatere, cioè qualunque cosa noi abbiamo, sapete che mesh è fatta sostanzialmente di faccette triangolari e quadrangolari,
Adesso possiamo anche un attimo nascondere questo e forse lo vediamo meglio. Ecco qui. Il momento che io costruisco le mesh, qui dentro ci saranno del settore regolare, quindi tutta topologia quadrilatera, ma la suddivisione di Catmull-Clark farà qualche cosa di particolare. Allora, la prima cosa che voglio fare, però prima di passare a questo, questo è il nostro componente che comunque ci servirà, la prima cosa che voglio fare è andare nel menu delle mesh e unirle in unione booleana. Quindi voglio che tutte quante siano unite. Quindi posso o unire le wrap facendo una booleana prima, una booleana dopo. Questa adesso è irrilevante, forse viene più comodo se andiamo a fare la booleana delle superfici. Quindi intersect, unione del solid union di questa roba qua. Quindi qui adesso è diventato un'unica polisuperficie, quindi questo possiamo nascondere dalla visualizzazione. Trasformiamo in mesh, quindi il gruppo dei nostri box, l'unione booleana, la trasformazione in mesh e la suddivisione Catmull-Clark delle nostre superfici. Io nasconderei tutto quello che viene prima, così vediamo soltanto il risultato finale. Ecco che vedete che si comincia a vedere un certo livello di smussatura nell'ambito dell'intero oggetto. Allora, se io questo, il livello di smussatura è pilotato da questo ingresso, quindi se io faccio uno slider che va da 1 a 3 e lo muovo, ottengo una suddivisione, vedete che via via incrementalmente sempre più morbida. Ecco che abbiamo ottenuto praticamente un oggetto senza bisogno di affinazione successiva. Ora immaginate che questo sistema è quello che si utilizza per avere un raffittimento e quindi una smussatura dei nostri oggetti che è di tipo incrementale, proprio come vi ho fatto vedere qui. Quindi questo è il livello maggiore, questo è quello intermedio, questo è quello minimo, a partire dalla mesh che avevamo. Tutta qua la definizione. Quindi se io adesso vado a fare il bake, per esempio, di questo oggetto, così abbiamo capito come funziona, spegniamo Grasshopper che non ci serve, e andiamo ad analizzare l'oggetto così come è venuto fuori, a partire dalle, diciamo, da quel gruppo di poligoni che avevamo prima visualizzato, che adesso io ho nascosto e adesso riportiamo alla luce. Quindi vedete che in realtà utilizzando qualche cosa di esistente è possibile arrivare ad una conclusione che in qualche modo è su quella strada. Quindi vedete come, per esempio, mettiamo in rapporto le tip alari di questo oggetto, vedete che siamo partiti da questo e siamo arrivati a questo. E notate come questa cosa sia esattamente nello stesso filo logico di partire da questo, che in realtà sto soltanto giocando col crunchy e con lo screamy, partire da questi spigoli per arrivare a questa forma qua. Ecco, la differenza è che i due approcci possono essere o di tipo, diciamo, di affinamenti successivi, come quello che vi ho dimostrato con la dimostrazione, con la definizione Grasshopper, o di tipo diretto, cioè andiamo direttamente alla forma finale. Per dirne una, Pixar utilizza questa scuola di pensiero che abbiamo adottato anche noi, cioè quella di andare direttamente alla forma finale. Ok, siamo tornati, quindi mi pare chiaro quello che stavo dicendo, che questo quindi è il modello ottenuto col procedimento che vi raccontavo prima, cioè dei passaggi successivi, mentre questo è il procedimento ottenuto per andare in via diretta alla suddivisione. Come dicevo, uno dei tanti che utilizza questa scuola di pensiero è Pixar, cioè quella che è stessa che utilizziamo noi. Bene, detto questo, andiamo a vedere come partire, come è possibile partire da un oggetto e attraverso una serie di trasformazioni modellarlo in maniera piuttosto semplice. Quindi adesso io questo direi che possiamo togliere questo. E partendo da questo oggetto vediamo che cosa, un sistema di modellazione.
Allora, io ho voluto addirittura utilizzare questo come base per partire nella costruzione della fusoliera dell'aeroplano che è diciamo, nell'immagine di presentazione di questo webinar. Allora, sono partito da una serie di curve, vedete? Da una serie di curve, più che altro da una serie di linee. Quindi diciamo che adesso io vorrei selezionare, nascondere tutte le polisuperfici, diciamo questo specie di aeroplanino Lego lo possiamo levare. Quindi seleziono tutte le polisuperfici, magari ne nascondo, e passo a questa set di curve. Dunque, il modo giusto per approcciare la modellazione è costruire una serie di rette che serviranno per generare una mesh con facce possibilmente tutte quadrilatere. Quindi è chiaro che se io costruisco una polilinea tutto intorno, poi questa polilinea la vado ad esplodere di modo che siano tutte singole porzioni e poi vado a connettere vertici, tipo diciamo una specie di gioco di connessione dei vari vertici, in modo da ottenere poi quella che può diventare una serie di facce di una mesh. E utilizzo il comando mesh from lines, che è sempre di Giulio e che viene a origine in Grasshopper, ma che adesso è integrato anche dentro Rhino. Quindi passando al comando mesh from lines, mesh from lines, eccolo qua. Sarà sufficiente prendere queste varie rette, fare invio e si ottiene la mesh. Punto successivo, estrudere la mesh. Quindi mesh extrude. Oh, scusa, extrude mesh. Quindi una lunghezza, non importa adesso l'estetica dell'oggetto, davvero non ci interessa. Facce diciamo normali che possono invertirsi, quindi mesh tools, unifichiamo le normali della mesh, o diciamo, lo strumento di fusione del rumble, ancora più semplice, ecco, estrusione della, quindi già con le chiuse dall'altra, e diventa la base poi la sub-D. Stesso sistema abbiamo utilizzato prima, quindi il comando è to sub-D, credo che sia anche nel sub-D, questa è la mesh che selezioniamo, e all'interno appare la nostra sub-D. Quindi un'altra volta vedete come c'è il rapporto fra la superficie, fra le superfici sub-D e la mesh iniziale. Non ci sono passaggi intermedi. Ok, levo un po' di cose che non ci servono. E io già l'avevo già preparata per voi a partire da quella mesh. E da questo punto in poi si comincia a lavorare. Io ho lasciato proprio tutto quanto grezzo perché mi faceva piacere andare più avanti possibile insieme a voi con le varie fasi di modellazione, perché se lo facciamo insieme, forse diciamo quando sarà il momento per voi di giocarci, di provarlo, avete già chiari alcuni concetti. Allora, supponiamo di voler iniziare l'ala di questo velivolo. Ok, qui abbiamo semplicemente sbozzato proprio una cosa elementare inizialmente e vogliamo iniziare ad aggiungere dettagli. Allora, io ho due soluzioni qui. La prima è quella di dire Ctrl Shift, cioè prendimi la faccia, e oltre a muovere la faccia, io la posso anche estrudere. Allora, l'estrusione produce un qualcosa di questo genere. Vedete che si è prodotta una nuova faccia che è all'interno e che è connessa morbidamente al resto della superficie. Sì, però questo sembra più l'occhio di un pesce che non l'ala di un aeroplano. Però guardate come basta poco per cambiare, diciamo, la situazione.
Allora, io mi accontento di questa faccia e comincio a scalarla, per esempio, verticalmente. Sicuramente il grid snap di griglia in questo tipo di modellazione non mi è utile, quindi diciamo che la scalo in questa maniera. La sposto verso il basso, dovrebbe essere l'attacco della radice ala dell'aeroplano, e da questo punto in poi, per esempio, decido di proseguire nell'estrusione. Quindi estrudo soltanto questa porzione. Vedete come già l'effetto dell'occhio del pesce è finito e a questo punto comincio ad avere qualche cosa che già assomiglia di più a quello che voglio ottenere. Adesso io non la farò, non la costruirò bene, semplicemente vado avanti un po', costruisco un'altra estrusione, quest'altro tratto, e quindi lascio, diciamo, la prima parte del mio oggetto inalterata, clicco fuori così deseleziono il tutto e osservo come, per esempio, già ho un risultato che è completamente differente rispetto all'effetto occhio del pesce. E potrei pensare di muovere bordo, quindi Ctrl Shift, cliccare questo bordo per diminuire questo effetto pendenza che era la radice dell'ala. In termine tecnico questo si chiama il Karman dell'ala, e quindi è troppo raccordato, diciamo, estremamente raccordato. Quindi, per esempio, vediamo che cosa succede muovendo questo bordo. La radice dell'ala, e quindi il raccordo, è molto più, come potrei dire, vicino, e otteniamo, cioè ci avviciniamo di più a quello che erano le nostre intenzioni. Magari, ecco, questo bordo adesso è tutto quanto, come dire, piegato. Qui, al solito possiamo decidere come intervenire, o per esempio muovendo gli altri bordi. Io trovo che diciamo, la correzione degli edge, per quanto mi riguarda, è qualche cosa, cioè questo tipo di azione è qualche cosa che io generalmente lascio soltanto per ultimo, quando ho ben finito tutto il resto, ma questo è interessante per capire come vengono dietro. Sì. A tale proposito, io vorrei tornare un attimo sul modello iniziale, perché questo è il primo approccio, ma già questo oggetto è un filo troppo complesso per dare una spiegazione giusta. Quindi torniamo, lo conserviamo, ok? Ma torniamo invece un attimo sul nostro modello iniziale basico, cioè quello così. Allora, applichiamo esattamente lo stesso concetto. Guardate, qui ci sono una serie di rette che io ho già preparato, spezzate, e quindi facilmente con lo stesso comando, prendiamole tutte quante insieme, con lo stesso comando mesh from lines, otteniamo immediatamente una mesh. E quindi legittimamente da questa mesh possiamo andare a ottenere la sub-D. Quindi selezioniamo mesh to convert to sub-D e abbiamo la nostra sub-D. Allora io faccio invio, diciamo che la mesh adesso la possiamo anche buttare, non ci serve più, le curve ce le teniamo magari, e questa è la sub-D. Già a questo punto mi interessa farvi vedere la differenza che c'è fra l'oggetto raccordato in continuità di tangenza e l'oggetto sub-D. Allora, se andiamo a fare un'analisi zebra di questo oggetto, vi accorgerete, adesso mi interessa più, forse zebra, un'analisi di questo genere non va bene. Diciamo che proprio andiamo su zebra. Ecco. Notate come in questo caso abbiamo continuità di curvatura. Cioè, già solo questa cosa è un passo avanti enorme rispetto alla soluzione che potevamo avere prima. Vedete come, a differenza di quest'altro oggetto, quando l'abbiamo analizzato, le strisce della zebra passano da una topologia all'altra, non solo senza interrompersi, ma curvando e non avendo angoli fra l'una e l'altra. E quindi questo già dà l'idea della qualità della curvatura che mi posso aspettare di avere in un oggetto come questo. Però vediamo anche un'altra cosa. Posso intervenire per modificare negli oggetti
il modo in cui questa raggiatura avviene. Per cui la sub-D di base parte con un rapporto di, diciamo, curvatura che c'è fra il poligono di definizione e la superficie stessa. Andiamo a vedere, oltre ai metodi che vi ho fatto vedere, cioè quello di spostare cose col control shift, come è possibile intervenire nel dare forma a questo oggetto, cioè più che dare forma, nel modificare la forma dell'oggetto. Uno dei metodi più diciamo importanti è quello di modificare la posizione. Facciamo una cosa, seleziono le curve, scusate, seleziono le curve perché adesso qui potrebbero dare un po' fastidio, e le nascondo, ok, così restiamo con la sola, nostra su qui. E come dicevo, uno dei metodi più importanti è quello di modificare la posizione degli edge, slide edge. Notate come questo slide edge compaia sia nel menu delle sub-D, quando andiamo in new in versione 7, cioè queste due barre laterali che vedete affiancate sono quelle che ho estratto da sub-D e mesh utilities, e queste sono nuove in versione 7 insieme a queste altre novità che sono disponibili per questa versione. Quindi per praticità le ho spacchettate qui lateralmente. Allora, slide edge è quella cosa che ci interessa adesso. Allora sì, parliamo di edge. Edge ovviamente è ognuno di questi bordi. Slide edge ci permette di muovere la posizione di uno o più edge. Quindi prendo il comando, poi mi chiede seleziona la sub-D su cui andare a lavorare. Per il momento non guardiamo l'opzione... l'opzione che sarà oggetto di un discorso che faremo fra un attimo. Quindi seleziono un edge, ma ne posso selezionare anche due, per esempio in questo caso, e voglio che questa, vedete questa curvatura qui, sia più, che ci sia più curvatura, cioè questa è molto morbida, voglio una curvatura con un raggio di curvatura più piccolo, quindi in maggiore curvatura. Quindi seleziono questi edge e ho la possibilità di muoverli. Slide edge permette di modificare la forma della curvatura che abbiamo. Lo riassumo, quindi questo è il comando slide edge. Possiamo prendere non uno ma più edge contemporaneamente, per esempio questi due, e ci morbidisco la curva, cioè ho un raggio di curvatura più grande, avvicinandomi questo raggio diventa più piccolo. Ok. Quindi vedete come questo diciamo cambi la qualità della curvatura. Allora, quando parliamo di edge in Grasshopper la questione in Rhino e sub-D la questione è abbastanza non dico intrinseca, insomma, questi edge effettivamente influenzano enormemente la modifica dell'oggetto. C'è la possibilità di ridursi agli edge come rip e crop. Allora, facilissimo, mi costruisco una sfera mesh, è tutta terminologia nuova ma è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Allora, mi costruisco una sfera mesh e da questa converto in sub-D. Questa volta non voglio buttarla via, la mesh la voglio semplicemente spostare, di modo che sia chiaro tutto. Allora, quando andiamo a prendere un edge, per esempio se dico voglio fare lo slide edge di questo edge qui, scusate, devo un attimo chiudere il mio Slack, altrimenti divento matto. Ok. Allora, se vado a fare lo slide edge di questo oggetto qui, vedete, cambio ovviamente la forma della mia sub-D. Ecco, diciamo una cosa del genere. Ma è probabile che io voglia utilizzare molto più di un edge. E in questo caso torna utile il discorso che si faceva prima sulla differenziazione fra ring e loop. Allora, quando parliamo di ring parliamo di tutti, immaginiamo in senso lato il termine, di tutti i bordi che sono paralleli e nello stesso set di facce. Che vuol dire? Se io prendo, per esempio, se io decido di
fare la selezione di questo edge, ok, e dico edge ring, no? Quindi per esempio diciamo che voglio fare la selezione per ring, lui mi prende tutti quelli che sono connessi al bordo che stiamo individuando, quindi in questo caso tutti quelli che vanno intorno. È ovvio che se io avessi fatto la stessa cosa partendo, ripetiamo il comando, partendo da questo e ancora impostato su Edge Loop, vedete che avrebbe preso tutti quelli che vanno da qui a qua. Ok, tutti quelli connessi uno dietro l'altro in fila. Mentre invece l'edge ring, il ring, adesso andiamo a vedere questo qua, rappresenta tutti quei bordi che in qualche modo stanno paralleli. Ecco, vedete che ha preso questo, 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 questo. Ed è molto molto importante perché quando si lavora su determinate forme, poter, diciamo, prenderli tutti senza andare manualmente a cliccare uno dietro all'altro è estremamente importante. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come si possono muovere gli edge uno per uno o in gruppi, come si possono selezionare gli edge uno per uno oppure in edge ring come in questo caso o in edge loop come abbiamo visto prima, quindi questo è l'edge ring e questo è l'edge loop, l'icona appena sopra. Quindi se io vado a prendere l'edge loop di questo, prenderà tutto il cerchio. Perfetto, mi pare che sia abbastanza chiaro tutto. Torniamo al nostro aeroplano, quindi vediamo la layer basic, questa su D non ci serve più, andiamo a trovare il nostro aeroplano che credo fosse nel livello SUD, eccolo qui. E vediamo come un altro approccio possibile alla modellazione di quest'ala, facciamo così, faccio una serie di CTRL Z per trovare il punto iniziale. Ecco, sto annullando le trasformazioni fatte a questa fusoliera. Perfetto, torniamo qua. E andiamo a vedere come in una situazione del genere possa essere invece utile andare ad aggiungere dei bordi. Aggiungere dei bordi vuol dire andare ad aggiungere le possibilità di modifica dell'oggetto. Allora, aggiungere bordi, per chi viene dalla modellazione NURBS classica, lo deve immaginare come aggiungere punti di controllo. È una cosa che si fa proprio se serve, ok? Perché come al solito, se partiamo con topologie semplici, la qualità della curvatura del risultato sarà sicuramente migliore. Quindi in questo caso, per esempio, non sarebbe male aggiungere un set di bordi che vadano da questo punto a questo punto qui. Quindi aggiungere un loop, aggiungere dei bordi che permettano di fare modifiche successive. E dunque, andiamo sempre nel menu su D e vedete che c'è la possibilità di inserire un edge loop o un edge ring. Allora andiamo a vedere tutte e due che cosa fanno. Tanto vedrete che ci serviranno tutte e due. Allora, questo è il comando, lo troviamo nel menu delle mesh, ma vedete come sono interscambiabili le due cose, i due approcci, perché sappiamo che la sub D è originata dalla mesh di partenza. Allora, andiamo a inserire, cliccando qua, una modalità loop. Quindi se io vado a prendere, se seleziono diciamo, questo loop e gli dico inseriscimi un loop, ovviamente lui va, che cosa fa? Va a inserire una nuova ellisse. Ecco, per esempio, questo potrebbe essere utile nella sezione di coda dell'aereo perché magari poi voglio costruire l'impennaggio, il timone sulla fusoliera. Quindi beh, magari questo mi viene comodissimo in questa situazione. Quindi insert edge loop, questo è quello che è il punto di partenza e decido di inserire un nuovo diciamo una nuova suddivisione in questo punto. Mentre invece l'edge ring, in questo caso quindi tasto destro, mi viene comoda per andare ad inserire. Ecco, questo è l'edge ring di questi, mi viene comoda per inserire. Diciamo che non ci interessa dove l'andiamo ad inserire, perché
la possibilità di slidare, di muovere slide edge, la possiamo comunque gestire. Quindi io mi metto genericamente a metà strada, ma intanto guardate l'effetto sull'oggetto, no? Quindi aggiungere vuol dire, come aggiungere punti di controllo, vuol dire costringere la forma a rispettare quel punto di controllo, quindi vuol dire costringere la forma a rispettare questo edge. Quindi mi fermo qui. Se non sono soddisfatto della scelta del posizionamento con il comando di prima, quindi slide edge, in questo caso che cosa utilizziamo? Un edge loop, perché chiaramente ci interessa muoverlo tutto, possiamo sempre andarla a posizionare dove riteniamo più opportuno. Ok? Vedete come adesso la porzione di fusoliera sulla quale voglio andare a rappresentare l'ala sia molto più piccola. Cioè prima aveva tutto questo rettangolone grosso, adesso ho soltanto questo, quindi CTRL SHIFT lo seleziono e lo comincio ad estrudere. Il problema di prima dell'attacco bla 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 non si pone più. Proseguiamo nell'estrusione. Ancora un'estrusione. E otteniamo la prima parte di quello che ci interessa realizzare, cioè l'ala. Allungavo l'ala. Ormai funziona, siamo talmente allenati che anche quando va via, generalmente un dramma esistenziale nelle presentazioni, oddio, è andato via internet, ormai qua ce la smazziamo veloce. Fine dell'ala, benissimo. Dicevo, questa diciamo modellazione è una modellazione di tipo puramente artistico. Quindi andremo a vedere magari in una prossima edizione come fare invece una modellazione in cui la precisione è richiesta. Per cui per esempio potrebbe essere un profilo alare particolare, no? Qui adesso è soltanto un aborto di ala, proprio è una cosa orribile. Invece è possibile andare su una, diciamo, una costruzione che tenga in conto la precisione. O dobbiamo raccordarci con una circonferenza, diciamo... possono cambiare mille esigenze, però restiamo sul semplice. Per esempio possiamo andare in questo caso a intervenire con i punti di controllo e andare a definire per esempio una rastrematura dell'ala sulla parte del bordo d'uscita. Quindi prendo una serie di punti di controllo con il gumball, le schiaccio e ho un profilo alare un pochino più dignitoso, magari non così tanto, quindi mi levo disabito io snap, altrimenti ecco, diciamo che lasciamo comunque uno spessore perfetto. Supponiamo già quindi di aver fatto una modifica, ripeto, vedremo come. A questo punto si tratta semplicemente di aggiungere dettagli, quindi con lo stesso sistema per esempio vado a prendere la faccia della dove saranno lo stabilizzatore dell'ala dell'aeroplano e per esempio qui posso fare un'estrusione. Scusate, mi scappalo via, prendiamo il pallino dell'estrusione, quindi prima estrusione, poi seconda estrusione. Farne di più consente di mantenere diciamo, la forma iniziale, quindi questa curvatura controllata. Allora, vediamo come per esempio posso prendere CTRL SHIFT più elementi, tipo questi, perché questo adesso vedete che c'ha quest'angolo, che voglio correggere con il gumball e andare ad addrizzare. Quindi stesso ragionamento potrebbe essere applicato anche ai punti di controllo che stanno qua dietro e che sarebbe bene scalare. Adesso non li prendo tutti, ma l'obiettivo non è di fare l'aereo perfetto naturalmente, ma è semplicemente di dimostrare un percorso, un flusso di lavoro. Qui sarebbe troppo, diciamo, troppo appuntita, bla bla bla, ma non ci interessa. Vediamo invece subito delle cose nuove, delle subdue che sono state introdotte e che sono estremamente, estremamente utili. Qui chiaramente anche nella parte davanti potrei andare a ottenere un uso, diciamo, un pochino più proprio andando ad estrudere questa porzione. Vedete già come questa serie di curve cominciano a prendere senso, ad avere senso. Tralascio l'impennaggio perché diciamo non è altro che un'ulteriore estrusione. Allora, una delle cose più richieste è stato quello di aggiungere simmetria all'oggetto ed è qualche cosa che adesso già è disponibile nelle sub. Dover rifare completamente tutta la parte, tutta quest'altra parte, ma posso semplicemente
la simmetria attraverso il comando reflect. Io non credo che ci sia nelle icone, quindi lo scrivo reflect. Allora, il comando reflect mi chiede seleziona, è specifico delle sub D, quindi mi chiede di selezionare una sub D cui applicare la riflessione, questo sia importante, e ho una serie di piani di riflessione tra i quali per esempio posso andare a specificare per esempio nel mio caso x e y, per come ho costruito il mio oggetto sarà sicuramente il piano x, e mi chiede poi di selezionare il punto dal lato che mi interessa mantenere come riferimento, quindi io cliccherò come vedete nella zona dove c'è l'ala. Non siamo arrivati perché esiste un tipo di questione della simmetria diverse opzioni di comando. Allora io non sto qui ad approfondire molto, ma automatic è un'opzione, ma quando occorre una precisione estrema nella simmetria io vi suggerisco di non usare automatic ma di utilizzare distance. Distance prende una tolleranza che in questo momento è impostata a 0,01, cioè un ordine di grandezza rispetto alla tolleranza della modellazione, e per esempio io posso ripristinare a 0,001. In questo modo, quando tutto è stato, diciamo, stabilito dalle opzioni di comando, la bellezza sta nel fatto che quello che io faccio da questa parte si riflette anche dall'altro lato. Ora, la bella cosa è che, e questa è una richiesta che sono anni che ci è stata fatta, devo dire la verità, è che a questo punto le modifiche che io andrò a fare su una parte dell'oggetto, per esempio voglio rasmare la tip, l'ala di questa di plano, quindi parto prendendo i punti di controllo e dandoli dentro, questa modifica si riflette dall'altra parte. Fare la strematura ulteriore sull'ultimo pezzo dell'ala per fare un'ala ellittica, e questa modifica si riflette da parte. Quindi per esempio se decido di fare l'impennaggio di questo aeroplano, cioè il timone, quello verticale che sta qui, chiudiamo i punti di controllo, io posso fare Ctrl Shift per prendere questa, diciamo, questa zona, cominciare una prima estrusione, poi Ctrl Shift una seconda estrusione, diciamo che arrivi a questa altezza qua. No, non ci preoccupiamo, stiamo solo sbozzando ovviamente, e quindi se voglio lavorare per punti di controllo non c'è bisogno di prenderli da una parte e dall'altra, sarà sufficiente prendere i punti di, sarà sufficiente prendere i punti di controllo che stanno da un lato. Ok, perfetto. E quindi diciamo la simmetria mi ha permesso di selezionare soltanto gli oggetti da una parte e trasformarli automaticamente dall'altra parte. Ok. L'aereo che vi ho fatto vedere ha tutta una serie di prese d'aria nella parte sotto, diciamo, simulando come se ci fosse un motore nella parte inferiore della fusoliera. È quello che vorrei farvi vedere, perché abbiamo l'occasione per andare a vedere un altro comando estremamente importante delle sub D. Sono le 11:02 e qui, come al solito, corre l'obbligo della domanda. Abbiamo tempo per stare insieme un'altra quindicina di minuti, oppure preferite che facciamo un altro evento diciamo specifico su queste cose? Tanto credo che è un materiale sul quale andremo avanti, quindi non si esaurisce sicuramente oggi, come dicevo dall'inizio. Quindi adesso do del gran lavoro del gran lavoro a Delia, che si deve beccare tutta la chat in cui si procedi, va bene, ok. Tutti stanno dicendo di sì, quindi andiamo avanti. Grazie. Ok, benissimo. Allora, il modo con cui abbiamo ottenuto la presa d'aria inferiore sostanzialmente è stato quello di estrudere per esempio questa pancia, questa superficie, e adesso non ricordo se ne ho fatta una o più di una, ma insomma ci accontentiamo di questa qua. Diciamo che questa in particolare l'abbiamo
abbassato un po' di più, ecco, poi l'aggiustiamo in... E questa sicuramente la parte dietro è stata estrusa per avere un po' più di superficie da poter lavorare, ecco, immaginate così, e poi modificata ingrandendo per esempio questa faccia, quindi prendendo, in caso a me basta prendere i punti di controllo che stanno, sapete c'è la simmetria, mi basta prendere i punti controllo che stanno da una parte. Mi ricordo di aver fatto anche un'estrusione però, e questo diciamo che è una situazione che vorrei spiegare bene, ho fatto una seconda estrusione, poi anche una terza, se per questo adesso vi spiego anche il motivo per cui ci sono tutte queste estrusioni, adesso sarà chiaro fra un attimo. Chiedo solo un attimo, quindi seleziono questa e la estrudo, diciamo, non più di così. Okay. Mi interessa ottenere, adesso al netto della forma che doveva essere tonda, eccetera, ma questi sono dettagli cosmetici, no? Con i punti di controllo poi otteniamo quello che vogliamo. Quello che mi interessa è farvi vedere è come funziona questa cosa in particolare, perché quello che poi ci interesserà togliere, vedrete, sarà la superficie interna. E se io lo facessi adesso, per levare la superficie, questa superficie, quello che ottengo è che non c'è più questa superficie che tira, guardate, la elimino, e succede questo, cioè l'apertura avviene in questa direzione. Allora invece a me interessa avere un pezzo delle superfici che guardino verso l'interno. Vedete sempre. Quindi posso fare, diciamo, un'aggiunta massima soluzione, di modo che pur levando la superficie esterna all'interno, quindi se voglio andare a insert edge loop, per esempio, vi dico, ho la possibilità all'interno di questa serie, scusate un attimo, eccolo qua, ne mettiamo uno così e quindi forse meglio semplicemente, scusate, forse meglio semplicemente estrudere nuovamente, di modo che mantengo la stessa tipologia, la stessa topologia. Selezioniamo la nostra faccia, estrudiamo. Ok, vedete che ci sono tutti questi bordi adesso aggiunti, quindi cancellare questo non è più un problema, perché ho comunque questi altri bordi che stanno a fianco, quindi posso selezionare 1, 2, 3 e 4, di scalarli verso l'indice, shift e scalo, genere. Ok? Quindi meglio avere questi bordi che guardano all'interno. In pratica mi sto facendo l'appoggio per una superficie di blending in Rhino, quindi non cambia nulla. Quindi per esempio posso prendere i punti di controllo di questo oggetto, ecco che sono questi, prendere la fila dei punti di controllo esterni, tutti questi, scalarli nuovamente, magari in modo che così vediamo un po' di curvatura, quindi shift e scalo, e poi farli verso l'interno. Ecco, spero che questo abbia era più chiara l'intenzione, il motivo per cui ho fatto tutta questa serie di istruzioni. In realtà ho sbagliato perché ce n'è un po', però abbiamo anche un comando che fa delle facce, per cui posso fare un merge praticamente fra questa faccia e la faccia successiva. Siccome comandi molto dettagliati, io però, se non vi dispiace, preferirei lasciarli per una sessione di comandi un po' più raffinati sulle sub. Quindi per ora semplicemente estrudendo, di modo che così restiamo da usare via via che vi pratichite, estrudendo, e quindi vuol dire estrudendo superfici, estrudendo bordi, estrudendo
tutte le geometrie che abbiamo finora trattato, cioè bordi, in pratica bordi e facce della sub D, ottengo questa curva che va verso l'interno. A sto punto devo fare qualche cosa di simile anche per questa superficie qua. Quindi prendere, estrudere questa, Ctrl Shift, andiamo ad estrudere. E qui facciamo lo stesso gioco in pratica, cioè prendiamo la superficie e diciamo la superficie che è qui. Possiamo anche provare a estruderla direttamente verso l'interno, vedete? Qui una prima estrusione verso l'interno, una seconda estrusione verso l'interno. Vedete che più ovviamente io pratico questo verso l'interno, e più questo angolo può diventare, curvatura quasi si sovrappone. Quindi vedete che qui c'è autointersezione fra le varie forme. Adesso questo però lo possiamo sistemare, rapprendere tutti, fanno parte, diciamo, dello stesso confine, chiamiamolo così. Quindi in questo caso prendo anche il secondo bordo, che è questo. Forse è meglio andare qui in questo caso per wireframe, perché sennò diventa impossibile per ristabilire. Quindi questo bordo, poi questo, questo, e shift, scalatura, e otteniamo quello che stavamo cercando, cioè una, come posso dire, una superficie che guarda verso l'interno. Ritorniamo in modalità ombreggiata e questo è quello che si vede. Ora è chiaro che in base alla disposizione dei punti di controllo, nel caso che io ho trattato prima, cioè con un'estrusione molto, diciamo, ammorbidita, perché ho fatto vari step di estrusione, ottengo semplicemente, brutalmente, ho buttato dentro i punti di controllo e chiaramente ottengo un bordo estremamente a curvatura. Allora, punto di arrivo della sta qui, è il bordo di... Allora, il costo è bridge. Allora, in questo caso selezioniamo a fine i vari bordi che sono aperti, dobbiamo andare a dirgli edges, quindi altrimenti non lo capisce, perché se gli do edge loop, l'opzione su edge loop, lui due edge loop staccati e non capisce fare, mentre invece se io metto l'impostazione del comando, ecco questa è importante, altrimenti vorrebbe creare confusione. Se io imposto su edges generico e invece sono io a selezionare correttamente il set di bordi, allora lui funziona. Cosa importante, mentre nella superficie di Blender potete andare a selezionare tanti bordi quanto volete su un confine, tanti bordi quanti volete nell'altro confine, l'unica condizione è che si faccia blend fra curve che siano o tutte e due, fra set di curve, o tutte e due aperti o tutte e due chiusi. Qui c'è un'altra limitazione, qui c'è una limitazione in più, cioè il numero da una parte deve essere uguale al numero di bordi dall'altra parte. Questa opzione di comando che permette di stabilire quanti segmenti intermedi magari vogliamo suddividere, anche l'intermedio straightness sarebbe tensione. Più io ammorbidisco la tensione, più questo diventa curvo, si vede credo abbastanza bene, no? Vedete? Prende diciamo questo straight e più cerca di mantenerlo rettilineo. Quindi trovata la soluzione che ci interessa, faremo ok e do perfettamente ingresso con la parte di uscita, poi gli aggiustamenti sui quant'altro. Per questo, diciamo, a questo punto io mi fermerei qui. Diciamo che con pochi aggiustamenti in più vedete questa forma che io ho realizzato e che non è altro che curati rispetto a quello che abbiamo visto inizialmente. Una cosa carina da notare è che, per esempio, lo shatlining, che è un argomento che abbiamo trattato nel webinar del texture mapping, quello precedente di giovedì scorso, funziona anche sulle sub-D. Anche le sub-D hanno una mesh di visualizzazione, quindi se mi interessa avere l'effetto del tettuccio, del canopy di questo aeroplano, mi sono costruito in una vista della curva, diciamo generica curva,
e l'ho proiettata sulla mia fusoliera, e quindi la curva proiettata è chiaramente questa. Questa curva qui l'ho utilizzata, diciamo, proprietà Shatland. In particolare l'ho inserita, diciamo, nell'add curve di Shatland, impostata su on, per vedere che la sua forma si fa vedere. Adesso vediamola in una visione, diciamo, più adatta. Quindi se faccio per esempio una visualizzazione renderizzata, vedete come il taglio, l'ipotetico taglio sul tettuccio si fa vedere, diciamo, per pubblicizzamento. È un unico oggetto che nasce da un qualcosa, come quando abbiamo visto nella gestione vi ho fatto vedere quelle quattro che hanno costruito la mesh, e poi via via siamo andati per ottenere il risultato finale. Ripeto, siamo ai primissimi passi sulle subdivisioni, ci sono decisamente più avanzate da poter usare, soprattutto per il discorso della precisione e quant'altro, e magari questo potrebbe essere oggetto di un prossimo webinar. Le domande, come al solito, me le potete girare alla mail giuseppe@mecnery.com. Spero che sia stato interessante, che sia uno spunto di riflessione, di curiosità, per poter magari aggiungere alle vostre competenze di modellazione NURBS anche quelle delle subdivisioni. Grazie a tutti quanti, diciamo, per la presenza. Ciao ciao!